Cercare casa, comprare o affittare non è una passeggiata, è un'operazione che richiede tempo e organizzazione. In molti si affidano alle agenzie immobiliari. Vediamo un po' di dati sulle compravendite immobiliari. Tramite agente immobiliare il 55% delle transazioni, senza agenzia il 45%. Purtroppo però non sempre i rapporti tra i clienti e le agenzie sono trasparenti, come ci racconta questa videosegnalazione. Buongiorno, mi chiamo Tania e anch'io ho avuto una pessima esperienza con questa agenzia immobiliare. Dopo aver versato 7.000 euro di caparra e aver preso appuntamento con il notaio, ho avuto una serie di appuntamenti rimandati da questo agente. Lui sosteneva di essere a Trieste in ospedale con sua figlia per una malattia, per varie operazioni, ma puntualmente io lo trovavo in agenzia quando passavo per di là o quando chiamavo la stessa. Al momento l'agente non è contattabile e avanzo ancora 7.000 euro più spese notarili, quindi 7.610 euro. Io ho problemi con questa agenzia Prima Casa di Zelarino. Mi devono dare 5.000 euro. La storia è cominciata in novembre e siamo andati avanti inventando dei motivi. L'appartamento per quale ha voluto 5.000 euro come capara era per affittarlo, non era in vendita. Mai vista la proprietaria, mai visto nessuno. Aspetto soldi da 2 mesi. Non sono le uniche 2 clienti ad aver avuto problemi con questa agenzia, come ci dice anche il Gazzettino in quest'articolo che sto per mostrarvi. Acquistano casa ma l'affare salta, caparra sparita, accuse alle agenzie. Oggi ne parliamo con Silvia Dodi di Federconsumatori, bentornata, il presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Giambattista Baccarini. Collegata con noi c'è Carmen, altra cliente dell'agenzia. Siete in tanti, Carmen, buongiorno. Ciao, salvo, buongiorno. Buongiorno, siete... sì, attraverso una ricerca da Facebook, po' tutti quanti ci siamo messi e siamo diventati un gruppo di 50 persone. 50 persone? Su WhatsApp, ecco. Dove ci siamo tutti quanti segnalati le nostre esperienze abbastanza terribili. Senti, i tuoi genitori cercavano... I miei genitori, perché erano loro che stavano cercando un appartamento e poverini si sono trovati in mezzo a una strada. Per fortuna ho avuto modo di poterli ospitare, perché a 60 anni, sai, trovarti per strada con tutti i mobili, tutta una vita, non è il massimo. Che cosa è andato storto nella trattativa con questa agenzia, Carmen? Non ho capito, Salvo. Che cosa è andato storto? Perché i tuoi genitori cercavano una casa in affitto e si sono rivolti a questa agenzia. Loro hanno visto un annuncio su un subito.it e hanno chiamato perché c'era questo appartamento in affitto che era abbastanza allettante, no? Un'offerta abbastanza vantaggiosa, per il prezzo, perché ti dava un appartamento per 450 euro al mese, e con il garage al terzo piano, insomma, in quella zona. Ok, Carmen, ascoltami, loro hanno versato una caparra e poi questa caparra se la sono trattenuta dall'agenzia senza ridarla indietro, mi sembra di capire, no? No, alla fine la caparra è stata restituita dopo un mese. Dopo un mese? Però il problema è che i miei genitori hanno lasciato dove erano e si sono trovati per strada. Si sono trovati per strada perché si sono fidati di questa agenzia. Esatto. Silvia Dodi, in questo caso cosa si fa? Poi sentiamo anche... Ma guarda, in questo Baccarini. Caso bisogna ovviamente fare tutte le contestazioni a questa agenzia, perché questa agenzia, ho visto delle carte, è gestita da una società, un SNC, ovvero una società in nome collettivo, in cui i soci rispondono personalmente col proprio patrimonio personale. Quindi a tutte le persone posso consigliare innanzitutto di fare comunque una denuncia cautelativa, perché la condotta è molto molto simile a quella prevista dal reato di truffa, quindi può essere che ci sia anche questo reato, e poi di fare subito delle azioni civili per ottenere la restituzione. E se queste persone sono insieme in questo gruppo di WhatsApp o di Facebook, l'unione fa la forza, perché loro possono fare le azioni contro le persone ed eventualmente ottenere il fallimento della società. E quindi questo significa avere dei titoli per poter continuare a cercare di recuperare qualcosa dai soggetti, perché prima o poi lavoreranno. Ecco. Quindi prima o poi qualche cosa si riuscirà a portare a casa. Tenete a mente i consigli della nostra implacabile Silvia Dodi. Chi controlla i requisiti di un agente per capire se è in regola, Baccarini?
Ma i requisiti vengono controllati dagli organi competenti, che sono le camere di commercio, che devono verificare che un agente immobiliare sia regolarmente abilitato, quindi che abbia requisiti generali, morali, tecnico-professionali, oltre a una polizza assicurativa sui rischi legati alla, alla responsabilità dei professionali. È chiaro che è, come dire, incommentabile, nel senso che sono comportamenti che noi ci dissociamo fortemente, perché vanno a ledere non tanto e non solo, diciamo, i cittadini che sono stati raggirati o truffati, che hanno subito questi danni, ma anche e soprattutto la categoria che la maggioranza dei colleghi operano nella piena legalità, nella trasparenza e soprattutto nella massima professionalità. Anche perché i genitori di Carmen hanno lasciato una casa convinti di andare in un'altra casa e sono rimasti, come ci ha detto Carmen stessa, senza un posto dove andare. Anche lì questo non mi sembra sono un comportamento serio. Assolutamente distonici con quello che è l'idea di professionalità della nostra federazione. Tra l'altro qui c'è un tema che è la mancanza, un vuoto normativo su come svolgere l'attività di agente immobiliare. La legge dice come diventare agenti immobiliari ma non come svolgere l'attività, ed è per questo che la nostra federazione ha ideato un modello professionale di riferimento che si chiama Una FIAIP, che è un modello che identifica una procedura orientata a raccogliere il massimo delle informazioni preventivamente alla vendita o all'affitto dell'immobile per poterle trasferire ai contraenti con la massima serenità, garantendo il buon esito della. Allora, il marchio veronese Prima Casa, da noi interpellato sulla vicenda di queste persone, anzi, se avete altre segnalazioni scrivete al nostro numero WhatsApp che il nostro regista vi dà in sovraimpressione. Da noi interpellato, questo marchio, dice Silvia Dodi, Prima Casa risulta estranea a ogni condotta imputata a Immobiliare La Fenice e rientra tra i soggetti danneggiati dalla condotta di questo ex affiliato. Il contratto di franchising è stato risolto e tra le parti non esiste alcun tipo di rapporto. Quindi alla fine della fiera dice l'affiliato era cattivo, ci siamo dissociati, però a questi clienti chi gli ridà i soldi o chi gli ridà le case? Contrattualmente è l'affiliato, però nel contratto di franchising bisogna anche dire che le persone sono molto attirate dal marchio, è il marchio che ha l'effetto commerciale più imponente di raccogliere clientela. Poi è vero che contrattualmente rispondono questi, però insomma Prima Casa, lavarsene le mani completamente è una condotta insomma un pochino poco cortese nei confronti dei clienti di oggi e quelli di domani. E quelli di domani, anche perché i clienti sono la loro migliore pubblicità, esatto. Ci permettiamo di dirlo, no? Poi Baccarini, poi un cliente che si trova bene e, come dire, torna sull'agenzia e fa anche una buona pubblicità. Assolutamente. Vediamo un messaggio WhatsApp mentre ci avviamo alla chiusura di questa puntata. Ho trattato con un'agenzia l'acquisto di un immobile commettendo l'errore di non definire in anticipo le provvigioni. Ho pagato 50.000 euro per il locale, 5.000 euro più IVA come compenso all'agenzia, circa il 10% del valore. È un po' troppo, Baccarini? Allora, la legge è molto chiara, la provvigione va concordata tra le parti. E quindi il motivo per cui viene concordato è proprio questo, perché molto dipende anche dall'entità del prezzo della compravendita e dai servizi correlati, perché se io mi limito a solo a far visionare l'immobile è un conto, ma se io do tutta una serie di servizi ricompresi in quel modello professionale di riferimento Una FIAIP di cui accennavo in precedenza, che sono orientati a dare le massime garanzie di controlli documentali sotto l'aspetto edilizio urbanistico, catastale, di provenienza condominiale, ecco, e do assistenza e consulenza fino a saldo e consegne e stipula, ecco, allora sono servizi che possono giustificare delle provvigioni anche importanti. Vademecum di Mi Manderai 3 in chiusura sulle agenzie immobiliari, vediamolo al volo, eccolo qui: valutare agenzie nel comune, nella zona in cui vendere, affittare, comprare l'immobile, verificare i requisiti dell'agenzia, chiarire quali servizi vengono erogati a fronte di quale provvigione o commissione. Ovviamente noi di Mi Manderai 3 resteremo vicini a queste persone. Saluto Carmen e tutte le persone coinvolte in questa storia. Amici telespettatori, grazie ai nostri ospiti, ci vediamo domani mattina puntuali qui su Rai 3 alle 10. Ciao, buona giornata.